Ricordo l'addestramento con mio padre negli anni dopo la peste. Un giorno, diceva, i nostri nemici verranno per te. I rumori e gli odori di Danul non cambiano mai. È la mia città. Che tipo di addestramento avrà in mente mio padre oggi? D'accordo, maestà. Vediamo che cosa sai fare. D'accordo, bene. Dovrai correre, superare l'ostacolo e scivolare sotto. Devo correre, superare l'ostacolo e scivolare sotto la porta. Presto. Troppo facile. E adesso? Se solo potessi passare i giorni a correre e saltare. Vediamo quanto sono veloci i miei piedi. Hai imparato bene. Vediamo quanto sei silenziosa, signorina. Voglio che tu mi colga di sorpresa, se ci riesci. Davvero ben fatto. Non lasciare che io ti senta o ti veda. Non si è accorto di nulla. Abbassati e avvicinati da dietro. Silenziosa come una lince che caccia. Ricorda, una pistola sveglierà tutti. La palestra invece è silenziosa. Ora di allenarsi un po' con le armi. Vediamo di combattere un po', vuoi? Sì. Colpisci degno di mia figlia. Quando qualcuno ti attacca, para. Ah. Bene. Ben fatto. Para con la lama. Molto bene. Hai un istinto naturale per la lotta. Parando con il giusto tempismo, potrai sbilanciare il nemico. Sei veloce. Bella mossa. Forza. Questo fermerebbe anche l'assassino più determinato. Puoi strangolare un nemico anche in combattimento.
Mira i punti vitali. Mi sento meglio sapendo che puoi cavartela da sola. Quando arriveranno i guai, sarai pronta ad affrontarli. Perché celebrare l'anniversario di un omicidio? 15 anni fa, quando una pestilenza stava per distruggere Dunwall, un sicario assaltò il palazzo nel quale ero nata e pugnalò mia madre al cuore. In seguito, i mandanti dell'omicidio cercarono di usarmi come pedina nei loro giochi di potere. Ci sarebbero riusciti se non fosse stato per mio padre, Corvo Attan, che diede loro la caccia e sventò la cospirazione. Dopo tutti questi anni, sarò la regnante che mia madre voleva. Ora affrontiamo una nuova crisi. Un mostro che i giornali chiamano Uccisore della Corona sta eliminando i miei nemici, facendo ricadere la colpa su mio padre e me. Non so se imbarcarmi e fare vela per l'altro capo del mondo oppure far giustiziare tutti quelli che mi circondano. Fate attenzione, maestà. Non ho voglia di tutte queste cerimonie oggi. Il vostro anello. Ecco, siete pronta. Grazie, Alexi. Apri pure. Tutti salutino Sua Maestà Imperiale Emily Caldwin. Leali sudditi, attraversiamo tempi difficili, ma oggi onoriamo mia madre, Jessamine Caldwin. Che il suo ricordo sopravviva per sempre. Ben. Padre, sembri stanco. Ogni anno spero che l'anniversario della morte di Jessamine sia meno doloroso, ma non lo è. Vorrei fosse ancora lei l'imperatrice. Io non sono molto brava. Stai ancora imparando. Non preoccuparti degli agitatori. E prenderemo l'uccisore della corona, prima o poi. La gente pensa sia tu. Che questi omicidi siano dei tentativi di proteggermi andati male. No. Qualcuno cerca di incolparci prendendo di mira i nostri nemici. Vorrei poter scappare da tutto questo. A volte lo fai. Credi che non sappia delle tue nottate sui tetti? Coraggio. La cerimonia finirà presto. Protettore reale e anche padre. Avrei dovuto proibire per legge l'unione di questi due titoli. Vostra Maestà, prima di iniziare con le cerimonie di oggi abbiamo un ospite inatteso. Il Duca di Ser Konos. Ramsay dice che il Duca porta dei doni speciali. Davvero intrigante. Grazie a Luca Abele, Duca di Ser Konos. Dei meccano soldati. Incredibile. Che succede, Ramsay? Io non ho autorizzato tutto questo. Vostra Maestà Imperiale, Protettore Reale Corvo Attano. È nostro concittadino. Ser Konos vi fa le sue condoglianze in questo triste giorno e invia doni dalla nostra nazione, la nuova stella dell'orizzonte meridionale. Vi siamo riconoscenti. Aspettate a ringraziarmi perché ora vi darò il più grande dei regali, la famiglia. Ecco la sorella perduta di Jessamine Caldwin, la legittima imperatrice. Delilah Caldwin. Impossibile. Mia madre aveva una sorella. Mia cara nipote, salve. Non è vero. Mio padre era l'imperatore Yuorn Jacob Caldwin e Jessamine era mia sorella minore.
Quando lei morì, purtroppo io non ero ancora pronta per mostrarmi a voi e fui costretta a lasciare Dunwall. Ma adesso sono tornata a casa. Se sei davvero la sorella di mia madre, sei la benvenuta qui a corte. Piccolo passero, annerito da brutti ricordi, sono qui per sollevarti dal tuo incarico. La promessa di mio padre sussurrata in segreto tanti anni fa, e ora mantengo... Attenta! Emily Caldwin è figlia dell'imperatrice Jessamine Caldwin. Protettore reale. Pensavi di farla franca dopo quegli omicidi, vero? Vivere nel mio palazzo ti ha protetto, ma ora basta. Voi tutti ascoltatemi. La legittima imperatrice è tornata. Salutate l'imperatrice di Lyla, la prima del suo nome. Arrestate Emily Caldwin e suo padre per gli omicidi dell'uccisore della corona. Cosa? La tua spada non fermerà il mio cuore. Uomo della tua età. Per quanto hai nascosto il simbolo dell'esterno, credo sia una magnifica storia. Lo rinchiuderò nelle stanze dell'imperatrice, poi lo porterò nella prigione di Coldridge fino al processo. Mio padre ha perso tutto. Mi ha mandato nella milizia a un passo dalla miseria. E pensare che ho preso ordini da te, Corvo Attano, figlio di un mercante serconiano. Capitano Ramsey, ho sentito urlare. Lord Corvo, ma cos'è successo? Ah! È tutto, Capitano Mayhew. No! Ecco l'arma del protettore reale. Ma che razza di spada si piega in due? Nella milizia cittadina gira voce di una stanza blindata nelle camere di tua figlia con così tanto oro da poterci comprare un'isola. E dicono che questa sia una delle due chiavi. Cosa? Cos'è successo? Alexi, la sala del trono. Emily. Non posso fare niente da solo. Devo andarmene da qui. Signore, quanto ci metterà il capitano? Questi Ramsey? Bastardi tramano con Ramsey e il duca di Serconus. Ramsey sa cosa sta facendo. Quello è uno che farà strada. Ce l'ha nel sangue. Viene da una famiglia nobile. E ora che ha aiutato la legittima imperatrice a prendere il trono, Ramsey tornerà ad essere importante. Ho aiutato Emily a togliere una rana da questo vecchio orologio quando aveva 11 anni. Troverò il modo di salvarla, lo giuro.
Dunwall ha sempre modo di coglierti alla sprovvista, non appena cominci a rilassarti. Ha preso il simbolo dell'esterno. Basta stregoneria. Lord Protettore, non posso credere che Ramsay sia un traditore. Lady Emily sta bene. È un colpo di stato. Emily è... l'hanno imprigionata, se così vogliamo dire. Dovete fuggire dalla torre. Usate la stanza blindata di Emily. C'era un capitano stamattina... giù al porto. Vi cercava. Scappate e aiutate Emily. Mi spiace, capitano Mayhew. Addio. La stanza blindata si apre con il mio anello. C'è la Ramsay. C'è tempo ora. Quello è Corvo Attano! Lo fa con uno scopo. Bastardo! Questo uccisore della corona è guidato da qualcuno. Ma chi? Domani è l'anniversario della morte della mamma. Un giorno triste per entrambi. Ma voglio che tutti ricordino cosa è successo in questi ultimi 15 anni. Presto, non c'è tempo da perdere. Mi hai aiutata a capire cos'era giusto per il popolo dell'impero. Abbiamo bonificato il distretto sommerso, tenuto a bada le bande, e ieri abbiamo varato una splendida nave che porta il nome della mamma. Sto cercando di diventare come lei mi voleva, ma non sarei qui senza di te, padre. Maledetti traditori.
Forse dovrei solo farlo girare e scegliere un posto per recuperare. Devo rimettermi in sesto. Con la sala del trono bloccata abbiamo il tempo che ci serve. Restate qui e fermate chiunque cerchi di passare. Tornerò dopo aver perquisito le camere reali, sempre che non mi chiuda per sbaglio in quella maledetta stanza blindata. Faremo la guardia se qualcuno del gruppo del Duca dovesse tornare. Ah, emozionante. Tutto sta cambiando. Sì, l'ordine naturale si sta ripristinando. I Ramsay un tempo ospitarono il re e la regina di Morley, lo sapevate? Ho passato la mia infanzia giocando con i Bunting e i Boyle, l'elite della società. E molto presto tornerete in cima, capitano. La famiglia di Ramsay è caduta in disgrazia e lui non si dà pace per questo. Perché se la prenda con gli altri proprio non lo so. Ma comunque sia, Ramsay è troppo pericoloso per restare in gioco. Una notte. E ora sono pieno di piattole. Addio, Ramsay. Niente mi impedirà di salvarti, Emily. Cosa? Suo regno inizia bene. Guarda questo posto. La pagheranno, ma devo riorganizzarmi, lontano da Dunwall. Ucciso solamente per la sua fedeltà a Emily. Non hanno pietà. Emily. Sistemerò tutto. Te lo prometto. Questa è opera di Anton Sokolov. Emily si addormentava qui, dopo la peste. Mi servirà. L'uccisore della corona deve essere coinvolto nel colpo di stato di Delilah. All'avventura, ancora una volta. Quanta gente ricorderà questa maschera?
Lo ha costruito Samuel Beechworth. Chissà che consigli mi darebbe adesso. Le riserve non serviranno contro Delilah, anche se riuscissi a portare tutto fuori di qui. Finché non capirò che fare, dovrò nascondermi. Dovrei andare al porto. Devo scappare da Dumbledore. Delilah ha tramutato Emily in pietra. Devo assolutamente trovare il modo di salvarla. Questa città brulica di uomini del Duca. Ci sono brutte notizie. Ramsay è morto. Il caporale Moore ha controllato le stanze reali e sembra che Corvo Attano sia fuggito dalla torre. Dobbiamo trovarlo. È tutto. Avete i vostri ordini. Sbarbagliatevi e trovate quella canaglia. Siamo agli ordini del Duca. O la va o la spacca. Non si torna più indietro. Non meriti l'uniforme della milizia. Attenzione, cittadini di Dunwall. Devo trovare una nave. Tutti salutino Delilah, la prima del suo nome. Inoltre, Corvo Attano è ora ricercato per tradimento. Chi verrà trovato a dare asilo al protettore reale sarà multato e arrestato. Gente di Dunwall, restate a casa. Vi consigliamo di restare al chiuso in allora questi tempi turbolenti. Cos'è stato? Ah! Ah! Spero che accettino il mio trasferimento. Devo fare la strada fino a un altro distretto. Ah! È impossibile! Non c'è niente qui? Diamo un'occhiata in giro. Ancora lì? Cosa? È la tua fine! Torna qui e combatti! Ah!
quelle, Corvo Attano! Qualcuno lì? Ma chi? Ucciderò per quello che hai fatto! Darò un'occhiata in giro. Un momento, voglio controllare laggiù. Pensavo di aver visto qualcuno qui. Diam. Chissà con che cosa ho a che fare. Non posso fare niente per te. Guarda dove vai! Pare che sia successo qualcosa, che non è più sicuro. Beh, sai qual è la novità? Non sarà mai sicuro per quelli come me. Dovremmo parlare di queste cose. A dopo, allora. Ehi! No, questa volta no. Chi va là? Che poi succede qui? Io voglio morire! Forse l'uccisore della corona tornerà. Potrebbe essere ferito. L'occasione giusta per ottenere una medaglia. Spero che l'uccisore della corona non torni. Brutta storia. Sono arruolato per combattere un mostro come l'uccisore della corona, un cannibale. C'è qualcuno?
poveraccio. Per ordine della milizia. Non conosco quella nave, ma forse il capitano può aiutarmi. Non è un mio problema. Ti consiglio di tornare a casa. Se non mi fate passare, il negozio andrà in rovina. Sarà un mese disastroso. Fidati, non è il momento di stare in mezzo a una strada. Muoversi! Gente di Dunwall, aiutare un... Quello è Corvo Attano! Vediamo cosa sei fatto! Ho ferita! Dannazione! Non vai da nessuna parte! Non conosco quella nave, ma forse il capitano può aiutarmi. E adesso come posso fare? Non è un mio problema. Ti consiglio di tornare a casa. Se non mi fate passare, il negozio andrà in rovina. Sarà un mese disastroso. Anzi, meno. Questa camicia puzza. Gente di Dunwall! Aiutare un fuggitivo ora comporta la pena di morte. Aiutate la milizia in questo periodo di transizione. C'è qualcuno lì? Aiutami.
aiuterò nella ricerca. Mi venga un colpo. Dannazione. Non voglio morire. No! Che ho sarà l'uccisore della corona. No! Dannazione! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Forza, chiudiamo il colpo. Ramsey si è dato da fare. Devo trovare una nave.
cosa posso fare. Sta succedendo qualcosa alla... Lord Protettore, perdonatemi se oso, ma avete un aspetto terribile. È stata una giornata pesante. C'è un colpo di stato in corso e mi credono l'uccisore della corona. Mi chiamo Megan Foster. Lavoro con un vostro vecchio alleato, Anton Sokolov. A sud abbiamo scoperto una cosa spaventosa. Devo avvertirvi. Conosco Anton. Il duca è qui con una donna, Delilah, che si è presa il trono. Loro adesso hanno Emily e io sono scappato. Ora devo nascondermi e pensare a una strategia. A Dunwall non capitano altro che disgrazie. Sembra quasi la fine del mondo. Andrò a Karnaca, dove sono iniziati gli omicidi dell'uccisore. Delilah deve essere stata lì per un po'. Devo capire che cosa sta succedendo. Sì, l'ho chiamata Dreadful Whale. Andiamo? Partiremo presto, ma non subito. Secondo me, la città è maledetta.